Ecco come acquistare sul portale Tessiland. La prima cosa da fare è effettuare l'accesso, qualora foste già clienti, oppure effettuare una registrazione, qualora foste al primo ordine. Ma se preferite aggiungere prima i prodotti al carrello, non vi preoccupate, potrete effettuare l'accesso o la registrazione in un secondo momento. Cliccate quindi sull'articolo a cui siete interessati, modificatene eventualmente la quantità e cliccate poi su Aggiungi al carrello. Cliccate poi successivamente su Continua lo shopping se volete aggiungere qualche altro articolo oppure su Procedi con l'ordine se avete inserito tutto quanto il necessario. Vi ricordo che con un ordine pari o superiore a 19 euro le spese di spedizione sono gratuite, altrimenti monteranno a 4,90 euro. Una volta quindi aggiunti tutti gli articoli necessari al vostro carrello, cliccate su Procedi con l'ordine. Vi comparirà un pop-up per ricordarvi di verificare tutti gli articoli. Questo perché una volta concluso l'ordine non è possibile effettuare aggiunte, modifiche o sostituzioni di nessun genere. L'unica opzione resta l'annullamento, che è possibile effettuare solo entro 2 ore dall'avvenuta conferma o telefonicamente o attraverso una mail inviata all'indirizzo info@tessiland.com. Cliccate quindi su clicca qui se avete bisogno di maggiori informazioni in merito oppure sulla X se volete procedere con l'ordine. A questo punto vi comparirà il riepilogo del carrello, quindi sarete ancora in tempo per modificare la quantità di un articolo o rimuoverlo. Una volta accertati che le quantità e gli articoli inseriti nel vostro carrello siano quelle che volete ordinare, cliccate su Procedi con l'ordine. A questo punto, se non avete effettuato l'accesso o la registrazione prima di inserire i prodotti nel carrello, come abbiamo già anticipato, inevitabilmente il sito lo chiederà in questo momento. Se siete al vostro primo ordine, è necessario compilare tutti i campi relativi per far sì che possiate inserire l'indirizzo di consegna presso cui far consegnare il pacco. Se invece siete già clienti e quindi già registrati sul portale Tessiland, cliccate su Accedi. Inserite il vostro indirizzo mail e la vostra password e cliccate su Continua. Arrivati alla voce 2 indirizzi, se siete al vostro primo ordine è necessario compilare tutti i campi relativi per far sì che possiate inserire l'indirizzo di consegna presso cui far consegnare il pacco. Se invece siete clienti già registrati, potrete semplicemente verificare o eventualmente modificare l'indirizzo di consegna. Arrivati alla voce numero 3, potrete leggere tutti i metodi di spedizione presenti sul portale Tessiland: il fermo point, la spedizione standard, la speedy e la scelta del corriere, con accanto tutte le relative tempistiche di evasione, a cui ricordiamo è necessario aggiungere altre 24-48 ore circa lavorative per i tempi di consegna e i relativi costi. Una volta scelto il metodo di spedizione, il vostro ordine è quasi concluso. Arriverete quindi al punto numero 4, che riguarda il metodo di pagamento. Potrete scegliere quindi il bonifico bancario, uno dei circuiti presenti da cui è riconosciuta la vostra carta, il contrassegno al costo fisso di 5 euro, PayPal oppure ScalaPay. Scelto il vostro metodo di pagamento, non vi resterà altro che fleggare accetto i termini di servizio e cliccare su conferma e completa l'ordine. Vediamo adesso come procedere al pagamento con carta. A questo punto sarete reindirizzati sul circuito da voi selezionato in precedenza. Vi comparirà il riepilogo dell'ordine e successivamente anche gli spazi in cui inserire i dati della vostra carta. Vale a dire il numero della carta, il nome e il cognome, la data di scadenza e il codice da 3 cifre presente dietro la carta. Una volta inseriti tutti i dati, cliccate su Conferma e il vostro ordine sarà concluso. Una volta concluso il vostro ordine, riceverete una mail di conferma all'indirizzo mail inserito. Vi ricordiamo che per qualsiasi dubbio potete contattare il servizio di assistenza utilizzando il servizio di chat presente sul sito Tessiland, inviando un WhatsApp al numero 345-7061-476 oppure contattandoci al numero fisso 0825 47 23 07.